Bene. Abbiamo un'ultima domanda da questa parte. Sì, nella presenza dei negoziati, è qual è stata la risposta dell'Italia al tavolo dei negoziati rispetto a queste cose? Io trovo che sì, si sia rischiato stanotte di avvicinarsi alla Grexit. C'è stato un paio di momenti in cui, se avessi dovuto scommettere, avrei scommesso più sul fallimento dell'accordo e di conseguenza sulla possibile uscita della Grecia dall'euro. Mi pare che oggi sia fatto un passo in avanti di quelli decisi in direzione opposta, molto decisi. Imporre delle politiche molto in linea con i suoi interessi nazionali. Un'altra cosa velocissima. Oggi è finita nel nome del buonsenso e della ragionevolezza, specie rispetto a come la partita. Ma quello che serve ancora oggi è un'Europa più capace di discutere e di riflettere sul proprio futuro. Benvenga tentare di trovare una soluzione per la Grecia, ma quello che manca è una soluzione per l'Europa. Quanti giorni hanno per votarle, quindi ragionevolmente quando può... Il tema delle riforme in Grecia è sacrosanto, non ci prendiamo in giro, devono fare le riforme, sì che devono fare le riforme. Non ci può essere un derby tra mi sta più simpatico Tsipras o mi sta più simpatica la Merkel. Qui c'è un punto, la Grecia deve fare delle riforme e tutti noi dobbiamo dare una mano perché queste riforme siano accompagnate da una politica di saggezza economica incentrata sui canoni della crescita e non soltanto sui canoni dell'austerity. Questa è la posizione nostra. Ha detto in realtà per avere un accordo definitivo ci vorrà ancora del tempo, ci vorrà ancora delle settimane. Grazie di cuore, buona giornata.